Educazione alimentare. Torniamo a parlare di alimentazione perché è ovviamente uno degli aspetti che più preservano la nostra salute. Ne torniamo a parlare ovviamente con un'esperta biologa nutrizionista che è venuta a trovarmi, la dottoressa Maria Michela Carannante. Dottoressa, benvenuta. Salve a tutti voi che ci state seguendo. Salve a lei, dottoressa, grazie infinite di aver accettato il nostro invito. Allora, cominciamo subito perché l'argomento è sempre più interessante. Parlare di educazione alimentare in un qualche modo ci fa capire che non è semplicemente nutrirsi, è nutrirsi in una maniera educata, corretto? Esatto, esatto, confermo. Oggi, ahimè, sono tante le paure, e in particolare la paura del conteggio calorico, la paura del peso. Basti pensare che quel mezzo chilo in più o in meno influenza tantissimo la giornata di una persona. Certo, esattamente, e soprattutto perché, essendo noi tutti diversi, non tutto va bene per tutti. Esatto. E quindi molto importante è sapere chi siamo a livello fisiologico e di cosa abbiamo bisogno, in modo da avere più efficacia poi qualunque cosa sarà. Esatto, esatto, assolutamente, confermo. Quindi, per esempio, la consulenza in questo diventa fondamentale. Diventa fondamentale perché ogni individuo ha una propria caratteristica, ha una propria comunque esigenza e, ahimè, molti hanno delle proprie patologie. Esatto. Oggi una cosa che spaventa tantissimo è il credo, cioè le persone si affidano a qualsiasi video, reel che si pubblica e quindi poi di conseguenza si affidano a un protocollo alimentare e seguono quel tipo di protocollo, quando poi in realtà magari non potrebbe essere adatto alla persona singola. Esattamente, diciamo. Perché in fondo sempre più rileviamo che proprio l'insoddisfazione nei risultati ci porta ad andare a cercare altrove, cercando quella cosa che finalmente darà il suo effetto, come se il problema fosse quello che abbiamo fatto. Il problema è che appunto serve un piano alimentare specifico per ognuno di noi. Esatto. E quindi anche perché sennò poi stiamo dietro ai miti, quindi le proteine fanno dimagrire, i grassi fanno ingrassare, esatto. I carboidrati vanno eliminati, perché poi ne sentiamo di tutti i tipi. Esatto, esatto. Sfatiamo qualche mito, dottoressa. Esatto, oggi ci tenevo a stare qui con voi proprio per questo, perché la credenza nasce dalla proteina fa dimagrire, il grasso fa ingrassare e lo zucchero va via. Fa male. Partiamo proprio dalle proteine. Le proteine effettivamente sono una struttura del nostro corpo, rappresentano una struttura. Sono una serie di composti organici formati di amminoacidi legati insieme da legami peptidici. Certo. E hanno un ruolo sostanzialmente fondamentale perché ci sostengono. Altra cosa importante è sono soggetti sempre a un continuo turnover proteico, che vuol dire che vengono demoliti e sintetizzati tutti i giorni, quindi è importante introdurre le proteine. Il problema quando sussiste? Quando raggiunto un certo range, che è superiore al 25%, il nostro corpo non riesce più a sintetizzare e demolizzare, ma inizia a immagazzinare anche le proteine sotto forma di riserva, e la nostra riserva, ahimè, è il grasso. Ecco, quindi anche questo grasso demonizzato in realtà è, se lo immagazziniamo, in un qualche modo ci serve, giusto? Esatto, esatto. Volevo anche specificare un po' quelli che sono i prodotti, no? Prodotti mm-hmm. proteici, che molto spesso ormai tutti comprano yogurt proteici. Sì, ne sentiamo tanti. O yogurt, o comunque prodotti ricchi di proteine. Mm. In realtà quello che andrebbe detto, comunque, ecco, l'educazione alimentare, è andare a valutare quella che è l'etichetta, che spesso un prodotto addizionato con proteine è anche addizionato con additivi, conservanti, coloranti. Faccio un esempio dello yogurt magro, o comunque dello yogurt ancora meglio intero, rispetto a uno yogurt proteico. Se andiamo a vedere l'etichetta, uno yogurt sano ha fermenti e yogurt, uno yogurt proteico ha generalmente fermenti, yogurt, proteine, addensanti, coloranti. Quindi già qui andiamo a identificare un po' di cose che non vanno bene. Certo. In più, spesso, se andiamo a vedere nel particolare, nel dettaglio, le proteine, nello yogurt sano, quindi yogurt e fermenti, abbiamo più proteine di uno yogurt che è commercializzato come proteico. Quindi diciamo proteine sì, ma non dobbiamo superare un certo range. Così come i grassi, perché poi c'è sempre questo spettro del colesterolo che ci fa paura, perché certo. Il colesterolo è comunque un qualcosa che non fa bene. Quindi allora, diciamo che insomma la misura dovrebbe essere... Per quanto riguarda i grassi, e quindi in particolare il colesterolo è visto come il killer, dobbiamo fare una distinzione. Esiste un colesterolo HDL e LDL. L'HDL è considerare il colesterolo buono, mentre l'LDL è quello cattivo. Ma anche per quanto riguarda l'LDL,
ci sono ancora altre due categorie, LDL che è grande e soffice e LDL piccolo e denso. Quest'ultimo LDL piccolo e denso è quello che si ossida facilmente, quindi quello che effettivamente va a creare la placca arteriosa all'interno del nostro circolo sanguinio. Ok, che antidoto ha? C'avrà l'antidoto, cioè, ogni chimera ha un bellerofonte. Il problema qual è principalmente? Che il colesterolo è chiamato per risolvere un'infiammazione, è un po' come i pompieri che vanno a spegnere questo fuoco. Okay. Quindi c'è un'infiammazione di base e il colesterolo corre a risanare formando effettivamente la placca arteriosa. Quelli che non tutti sanno e quindi che demonizzano i grassi, in particolare i grassi saturi, è che i grassi saturi possono aiutare ad incrementare l'HDL e anche l'LDL da piccolo e denso a trasformarlo in LDL grande e soffice, quindi un colesterolo che ci fa bene. Come facciamo? Mm-hmm. Andando a scegliere quei grassi buoni piuttosto che per esempio grassi saturi raffinati, come per esempio la margarina, gli oli raffinati. Grassi buoni intendo avocado, frutta secca. Beh, l'olio d'oliva, olio che d'oliva. È il nostro classico, esatto, in eccellenza. Esatto. Ritornando invece al nostro yogurt, quindi senza grassi, 0,1% alla frutta, che tutti arrivano in studio: dottoressa, sono bravissima, c'ho questo yogurt 0,1. Spesso effettivamente ha meno grassi, ma viene addizionato con zuccheri. Quindi che cosa succede? Che abbiamo meno grassi, ma stiamo ingerendo più zuccheri. E gli zuccheri perché sono pericolosi? Perché allora, sono la fonte principale dell'infiammazione, per cui poi mi serve il colesterolo che vado a spegnere. Esatto, esatto. Fantastico. Anche qui però c'è da fare una grossa, piccola parentesi, ma in realtà è molto ampia. Quando un organismo è giovane, e quindi che cosa vuol dire? Che non è ancora infiammato, ha un'ottima metabolizzazione degli zuccheri. Quindi zuccheri, che cosa intendiamo? Pane, pasta, riso, orzo, farina, biscotti, fette biscottati. Cioè, che cosa vuol dire? Che una parte lo trasforma in energia e una parte lo trasforma in riserve sotto forma di glicogeno. Ora, il nostro corpo è una macchina perfetta. Uh-huh. Abbiamo un tot di glicogeno, quindi di riserve di glicogeno che dobbiamo soddisfare. Quando le riserve terminano, questo zucchero in eccesso viene accumulato sotto forma di grasso. È proprio questo grasso che genera infiammazione, e questa infiammazione è la causa di molte malattie. Quindi gli zuccheri non vanno per niente eliminati, anche perché il glucosio nel sangue deve restare costante, ma anche certo, per i carboidrati c'è un range, per ogni persona c'è un range di carboidrati oltre il quale si va incontro appunto a infiammazione, e infiammazione, come dicevo prima, è la base di ogni malattia. Ora capiamo proprio, ecco, quello che abbiamo detto all'inizio, l'educazione che deve avere un insegnante che ti insegna quello che serve a te, anche perché a seconda di maschio o femmina, l'età che ho, la vita che faccio, l'attività fisica che faccio, il mio personale metabolismo, eccetera, tutte le proporzioni di tutte queste componenti cambiano. Assolutamente. Cosa certa è che non è eliminare una cosa o un'altra, ma trovare la giusta misura, il giusto equilibrio, perché tutto in fondo funzioni come deve. Esatto. Corretto? Esatto. Quindi le chiedo sulla sua esperienza, perché poi noi sentiamo anche, per esempio, che so, le diete i digiuni intermittenti, la dieta dissociata, quella chetogenica, quella dove più o meno succedono cose che invece non stanno in un equilibrio. Sì. Generale. Allora, parlando appunto dell'educazione alimentare, effettivamente non tutti i protocolli valgono per tutti. Parlando nel dettaglio quindi della dieta chetogenica e del digiuno intermittente, che poi ha lo stesso principio, che è la chetosi, che cosa vuol dire? Il nostro corpo, quando ha un deficit di carboidrati e nella chetogenica va dal 5 al 10%, quindi non ricevendo tanto zucchero, innesca una nuova via metabolica, cioè piuttosto che utilizzare lo zucchero, utilizza il grasso, il nostro grasso di riserva. Quindi questo ci permette effettivamente di avere una maggior perdita di peso, una maggiore concentrazione, una maggiore energia. Questo perché? Perché la metabolizzazione del grasso rispetto alla metabolizzazione del glucosio genera più molecole di ATP. L'ATP è proprio la nostra forza, è l'energia, quindi più molecole di ATP e meno radicali liberi. Che lo sappiamo che non ci piacciono i radicali liberi, ci fanno invecchiare. Non ci piacciono, quindi metabolicamente parlando, effettivamente la via metabolica che utilizza i grassi ha
un risultato effettivamente maggiore rispetto alla via metabolica che utilizza gli zuccheri. Ma è anche vero che, ritornando all'educazione alimentare, ritornando ai protocolli alimentari personalizzati, nel mondo in cui viviamo, comunque nella società in cui viviamo, è molto difficile seguire esattamente un protocollo per quindi, lungo tempo, quantomeno magari per un breve tempo tu vedi un risultato subito, ti motivi ancora di più e può avere un senso, però esatto. Ricordiamoci che l'equilibrio è ciò che ci tiene in vita a lungo, no? Esatto, la conoscenza, saper leggere un'etichetta, saper capire che cosa stiamo mangiando ed effettivamente che cosa fa bene al mio corpo. Esatto, che poi ci mantiene belli come la dottoressa, quindi vuol dire che funziona. www.mariamichelacarannante.it per ogni informazione, comprese quelle di contatto, per poterla appunto contattare e poterle chiedere consiglio e questo famoso piano alimentare personalizzato. Dottoressa, la ringrazio molto, è stato molto interessante l'aspetto. Grazie. Per andare ad esplorare altri di questi argomenti, perché poi, ripetiamo, l'alimentazione è alla base della salute, quindi mai smettere di parlare di alimentazione. Grazie a lei di nuovo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie.